Ehi ragazzi, sono Manuel Mercury e benvenuti sul mio canale per un'altra Mercury Experience. Vi ricordo di attivare la campanella, di iscrivervi al canale e se volete di lasciare qualche commento. Grazie. Oggi vi racconteremo com'è andata la Milano Games Week 2021. Ah, ma non sono andato mica da solo, perché con me c'erano i ragazzi di Teen Social Radio. Io amo gli anime ed è stata un'esperienza bellissima perché c'erano tantissimi cosplayer ed era come vedere un immenso live action con dentro tutti gli anime che conosco e che continuo ancora a seguire. Davvero bellissimo. Abbiamo stilato. Abbiamo stilato la classifica dei 10 migliori cosplayer, ovviamente secondo il nostro gusto soggettivo. Non me ne vogliate, io sono semplicemente un appassionato. Abbiamo valutato soprattutto la realizzazione del costume, la scelta del personaggio, ma soprattutto l'animo da cosplayer. Nani? Manuel, la barba, per favore. Sì, adesso me la metto e andiamo. Comunque però sta presentazione sta durando un po' troppo, Ok, vai con la sigla. 3, 2, 1... Quanto ci avete messo per fare questo costume? 2 mesi. Era 3 mesi che ce l'ho in ballo. Questo cosplay mi piace tanto. Hanno una grande cura del dettaglio, soprattutto per quanto riguarda capelli e cappello. Il cappello. Non sapevo chi siano. Hanno curato molto i dettagli del vestito, del trucco, dei capelli, tutto. Sono carine, mi piacciono, dai. Secondo me al 10° posto ci sta. A che età avete iniziato a fare cosplay? Intorno ai 22 anni. Ragazzi, pistole e padelle. Lo stile di mia madre. Abbiamo iniziato con un gruppo di League of Legends. Con un gruppo di League of Legends. Quanto avete speso per questo costume? Circa un centinaio di euro. Una settantina di euro l'avrei fatto, secondo me. Cioè, sono carini perché comunque hanno qualcosa di stravagante, ma non troppo. Però sembrano tipo quelle coppiette che vanno di moda, che si vestono abbinati. Mi sono piaciuti tanto perché comunque sono fedeli nella rappresentazione del personaggio di PUBG. Anche se ce ne sono stati tanti altri, la nona posizione penso che sia giusta. A che età hai incominciato a fare questo? Circa 2 anni fa. Lo consiglieresti a qualche altra persona? Se hai pazienza e tanta voglia, sì. Questo è bellino, cioè c'ha la spada dietro che gli fa tipo, sembra un pavone. Il trucco è veramente semplice, però dai, carino, mi piace. Qual è il tuo anime preferito? Ce ne sono parecchi, Food War, Bleach, One Punch Man. Un 7° gliel'avrei dato. Ha delle armi fatte abbastanza bene. Diciamo 8ª posizione che oscilla un po' secondo me con la 9 di PUBG. 8ª posizione è giusta per lui. Ah mio, dove hai comprato l'eyeliner? Perché veramente... Ma allora adesso cosa facciamo? Boh, adesso mangiamo. Voglio di qualcosa di veramente salutare per mantenere la mia linea. Oh sì, andiamo! È buonissimo! Sono provato, da Angelo. Non te ne sei andato. Ti voglio bene. Boh, dai, raga, è tardi, dobbiamo andare. Anche tu, Angelo! Cicheto, un'aria potentissima! Che fomento, ragazzi, uno dei miei personaggi preferiti quando usciva Gogeta a 4° livello tutti quanti a casa. Ah! Prendete Manuel a fare il doppiaggio del Super Saiyan perché è proprio al bar, perfetto.
Che consiglio daresti a chi si sta già approcciando al mondo dei cosplayer? Di divertirsi e basta. Il divertimento è la cosa fondamentale. Ti piace un personaggio, vuoi interpretarlo o ti piaceva da bambino, lo vuoi interpretare, fallo. Io guardo ancora Dragon Ball. Ci sono dei momenti che magari mi sento un po' scarico e guardo subito la trasformazione in Ultra Instinct di Goku per riprendermi un pochettino. Quello di prima con lo spadone l'avrei messo in settimo al posto di questo, però vabbè. Questo personaggio di quale anime è? Da dove l'hai preso? Questa è l'armatura del clan Sakai rifinita di Ghost of Tsushima. Ah, certo, quello ovvio, sì. Ok, mi sono già persa in generale dal nome che ha detto di chi è. Quanto tempo hai impiegato per creare questo costume? Allora, questa armatura non l'ho creata io, ma l'ha creata un'azienda di Roma che si chiama World of Leader. È tutto nero, il mio colore preferito, quindi dai, carino. Poi alla fin dei conti anche la maschera è carina, magari quella al posto della mascherina è un po' più fashion, però non lo so se la metterei per andare a scuola. Io sono appassionato di spade, samurai, tutto quello che riguarda l'arte giapponese. Vi avrei dato anche una terza posizione. E questo è il Bushido, la via del guerriero. In realtà è il mio primo cosplayer che faccio questo. Tanta roba, cioè, è veramente bello. Hai! Deadpool! No, è una figata, perché Cerignola è il mio personaggio preferito. Ma gioca tu! Vabbè, ma io voglio fare un video con te. Lo fanno tutti. Ma tu sei vecchio. Quanto hai speso per questo costume? Circa 350 euro. Io sinceramente con un po' di meno l'avrei fatto. Ehi amico, te lo faccio con 200 euro questo. Hai qualche consiglio per chi vuole iniziare a fare cosplay? Un personaggio che viene in mente, anche se non è troppo conosciuto. Pazienza, anche con le cose che trovo in casa inizialmente, prende e si butta in questo mondo perché è bellissimo e ci si diverte un sacco. I dettagli sono molto accurati, anche sugli occhi, la maschera molto, sì, quello sì. Anche le spade e la cintura sono molto belle. Qua Deadpool a dir poco quasi perfetto, bello, rifinito bene a mano. E poi soprattutto il cappuccio senza nessuna fessura. Chissà come sarà stato tutto il giorno dentro la maschera. Fatto molto molto bene, mi piace un sacco questo sì. Quindi quinta posizione, top. Vi siete avvicinati al mondo del cosplay? Più per passione in generale, per anime, manga, eccetera, e dopo la curiosità di conoscere questo mondo magico, possiamo definirlo. Erano più alti di Zlatan Ibrahimovic quando l'ho incontrato. Siamo andati a Lucca una volta e volevamo andare da partecipanti, non solo da osservatori. Mamma mia ragazzi, beati loro che sono riusciti ad andare a Lucca Comics. Io ogni anno cerco di organizzarmi, ma non riesco mai ad andare. Quanto ci avete messo per fare questi costumi? Più o meno 3 settimane. Poi ci sono sempre dei ritocchi da fare, delle riparazioni, dei miglioramenti, e va avanti nel tempo insomma. Come quirk ovviamente mi piacerebbe volare. Sono indeciso sempre tra l'invisibilità oppure la super velocità. Teletrasporto. Quanto avete speso? Abbastanza poco perché ci siamo fatti tutto da noi, in realtà non abbiamo comprato niente, il costo è relativamente basso. Le braccia, quelle sono bellissime, quelle con qualcosa bianco, non so cosa siccome l'ha fatte, però sono belle. Portatemi a Lucca Comics, vi prego. Oh, fermo! Quello è un Nintendo Point! Quello è un Nintendo Point! Il Nintendo Point era abbastanza interessante perché era, diciamo, una sezione un po' a parte, con il proprio stile, i propri colori e soprattutto i propri giochi. Ovviamente sono fan super sfegatato di Super Mario. A Mario Kart sono discretamente forte. Animal Crossing. Non ce la facevo su giù dalle scale perché non sapevo giocarci. Non si capiva niente, sarà che magari le voci degli altri mi hanno un po' distratto. Non ho capito niente, ragazzi. Allora, lei se mi parla delle orecchie non capisco niente. Allora, se stavo a farlo. Sì, sarà per quello. Ragazzi, qui la questione si fa brutality, abbiamo tutto il cast di Mortal Kombat, abbiamo Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage, Reptile. Veramente fedeli ai personaggi di Mortal Kombat. Ragazzi, voi avete giocato a Mortal Kombat, sì? Non ci ho giocato. No, non so neanche cos'è. Io ci ho giocato. Dai, amo, veramente, per favore, fatti un outfit. Quanto avete speso per tutta questa roba qua, più o meno? Io personalmente quasi 1000 euro. Fischia, 1000 euro? Assolutamente.
assurdo. E di altri progetti in cantiere per quanto riguarda il cosplayer? Ho un progetto nuovo di Tekken. Io faccio Ezio Auditore di Assassin's Creed. Sempre di Tekken, ho Eliza. Potrò Mystic Gohan. Io l'ho visto e l'ho toccato il martello. Sembrava vero, non era di ghiaccio, però sembrava vero. Magari do una martellata al prof, non mi fa arrabbiare. La levigatura faceva sembrare un pochino di più il ghiaccio che non farlo dritto, tutto perfetto così. Soprattutto le lenti da contatto e il taglio che c'ho qua sopra il sopracciglio. Bellissimo. Fatality! Ah, mi è proprio bello il tuo costume, no? Sto scherzando, l'ho letto un po' a tutti. No, poverina, no. Però effettivamente sì, l'ha detto un po' a tutti, sì. Ma quanto hai speso per creare questo costume? Vuoi davvero saperlo? 1100 euro. 1100 euro. Personalmente per un costume simile io 1100 euro non li spenderei, però per far shopping certo subito. Mi piacciono un sacco i tuoi capelli viola. Colore mi consiglieresti? Hai il capello liscio, forse sei adatta al viola. Jasmine viola non ce la vedo, quindi direi un jasmine verde ci sta meglio. Qual è il tuo anime preferito? Guarda, ne ho più di uno. Però nella lista comunque comprende Attack on Titan, My Hero Academia. Secondo posto per Furia, ragazzi, meritatissimo, soprattutto per quanto riguarda l'armatura e questi capelli che sembravano veri, sembravano i suoi, ma non erano i suoi. Porterò sempre fedeltà al corpo di ricerca. Sì, sì, io l'ho detto dal primo momento che l'ho visto. Cosplayer di poco impeccabile, fatto, quanto hai speso? L'ho fatto con misura degli americani. $750. $750 ce li avrei spesi anch'io. Bello, stravagante. Ci sta, se lo merita secondo me. Anche le lenti a contatto, wow, bellissimi. Hai altri progetti in cantiere per quanto riguarda cosplayer? Altre versioni di Levi. Io persona, posso girare con l'apparecchio di movimento tridimensionale per Milano? Voglio solo condividere la mia arte e cercare di motivare le persone. Primo posto, Levi Ackerman. Sicuramente meritato, ragazzi, perché abbiamo tenuto conto, soprattutto al di là del costume e della scelta del personaggio, l'animo da cosplayer, e questo ragazzo ce l'ha. Bene ragazzi, per oggi è tutto e spero che almeno vi siete divertiti. Certo. Sì, dai, carino. Io personalmente amo tantissimo il mondo dei cosplayer, infatti invito tutti quanti voi a scrivere nei commenti la vostra classifica. E adesso non rimane che dichiarare il vincitore della Mercury Experience Milano Games Week 2021. Chi è che lo avverte? Io, aspetta, prendo sul telefono, su un attimo, ti scrivo su Instagram. Noia, Jasmine? Amio, sei arrivato prima in classifica. No, non hai vinto niente. Scusa, come facevi ad avere il numero?